Un saluto a tutti da Jack e Cla di Visir Podcast, benvenuti e bentrovati con noi. Ciao Cla, prima di tutto. Buonasera, buonasera. Stasera si parla di musica, vai. Esatto, abbiamo con grande onore, vi presentiamo il cantautore Dambi. Grazie Dambi per essere con noi. Benvenuti. Ciao, grazie a voi per avermi invitato, assolutamente. È sempre un piacere per noi intervistare cantanti emergenti e appassionati di musica. Abbiamo anche noi questa passione che condividiamo con tutti i nostri ascoltatori. Bene, vorrei farti una domanda abbastanza ovvia. Da dove viene il tuo nome d'arte? Ma in realtà è molto meno poetico di quello che si possa immaginare. Nasce in realtà più da un'esigenza, se vogliamo. Io avevo rilasciato nel 2019, se non sbaglio, un EP sotto il mio vero nome, quindi Daniele Barone. Però era un EP in inglese e quindi cosa succedeva? Mi ha sempre fatto un po' strano il fatto che c'è un nome italiano e la musica è inglese, però era andata così. E poi soprattutto il problema maggiore è che esistono tantissimi Daniele Barone e quindi ho deciso di trovare in qualche modo un nome d'arte che però in realtà, ripeto, non ha nessun tipo di particolare significato. Doveva essere un nome che potesse ricordare il mio, comunque Daniele Dani, e quindi aggiungendo una V che potesse essere un pochettino anche unico, per un discorso prettamente di ricerca, diciamo così, e che potesse essere sia italiano che non, perché in previsione comunque ci sono situazioni anche non in italiano magari. È appassionante quando si parla diverse lingue anche a livello sì esatto creativo. Però mi rendo conto che non è una storia emozionante da raccontare. Ma è emozionante, comunque è sempre inizio della carriera, intanto arriva dalla chat, ne salutiamo Montese. Jackson al piano, si può interessarvi, ma io suono il piano, ma non sono bravo, saper suonare. Ho fatto un duetto. Poverino, io rovino. Io non riesco a suonare niente, quindi. Ah, ok. Vabbè. Le idee sono quelle che fanno la differenza. Esatto. Io poi ti volevo chiedere un po' come è iniziata questa tua passione per la musica. E allora penso che mi sia stata trasferita da mio nonno, il quale suonava la fisarmonica. E non ricordo quanti anni avevo, fatto sta che mi regalarono una batteria, pardon, di quelle giocattolo, e allora lì ho incominciato, sai, a fare un po' di casino con questa batteria. Poi pian piano incominciavo ad accompagnare, tra virgolette, mio nonno, ma molto male. Quindi fondamentalmente ho iniziato con la batteria. E poi da lì ho continuato con la batteria, poi ho iniziato a canticchiare, quindi suonare la batteria e cantare insieme, il che non era proprio fantastico per comodità, fino a che poi ho scelto di cantare basta, ma continuo comunque a suonicchiare un po' tutto, cioè la tastiera, la chitarra, il basso, la batteria ce l'ho nella soffitta per ora, però fondamentalmente da quando ero piccolo. Il primo spettacolo in cui ho cantato, che tra l'altro l'avevo organizzato io con i miei compagni delle elementari, allora è stato in quinta elementare, quindi in quinta elementare abbiamo organizzato il primo spettacolo dove cantavo le canzoni dei Nomadi, che sono stati uno dei miei gruppi preferiti, e niente, fondamentalmente questa è la situazione ed oggi sono qua, quindi. ottimo. Era successo anche a me di fare questi esperimenti e cantare di solito davanti alle famiglie, cose varie. È stato abbastanza sì, esatto, che è la cosa più bella. Sì, esatto, è stato talmente brutto, ho detto no, guardate, io non canto più in pubblico. E da lì esatto. Suono, piuttosto imparo uno strumento e suono, ma non voglio più cantare in pubblico davanti ai genitori. Basta, mai più. Sì, è una situazione sempre peggiore. Cioè, è più difficile cantare davanti a due persone che rispetto a paradossalmente, non lo so, 10.000, anche se io non ho mai avuto l'occasione di farlo. Ma perché questa cosa qua? Cioè, perché il 2 si nota di più eventuali errori? No, cioè, chiedo così, Non lo so che non lo so. Secondo me è per il fatto che... Adesso mi viene in mente una cosa che facevamo anche nelle masterclass di canto. È un po' il fatto che percepisci di più di essere osservato. C'era un esercizio che facevamo durante le masterclass... in cui il cantante cantava chiaramente e gli altri che stavano ad ascoltare la masterclass, in quel caso l'esibizione, a turno
venivano indicati dall'insegnante, e la persona indicata doveva essere fissata dal cantante, quindi guardare negli occhi direttamente una persona mentre canti, e prima una, poi l'altra, eccetera, eccetera, e stabilire questo contatto visivo ti crea un po' di ansia, spesso e volentieri. Secondo me, quando c'è poca gente, si crea molto di più rispetto a che quando sei, magari sei su un palco enorme. Spero fortemente non sia la stessa tensione del film Whiplash, altrimenti sarebbe veramente da far saltare i nervi a un po'. Non credo, sai. Mette soggezione. Sì. Poi dipende, secondo me cantare davanti a degli sconosciuti ti lascia più libertà. Magari cantare davanti a chi conosci da anni così è un pochettino più difficile. Non lo so. Però anche di improvvisazione o no? Cioè, perché poi alla fine magari con chi non ti conosce puoi, no? Sì, improvvisate. Sì, cioè, se ti riferisci più che altro a far passare qualche errore. In generale, anche sì. Improvvisare un testo, che ne so. Sì, quello sì. Ma secondo me, non lo so, quando c'è un po' di soggezione, ma magari la noto io, anche nel cantare, come quando siamo a tavola, non lo so, magari a Natale, dai, cantaci un pezzo di Natale, ma perché no? Non voglio. No, sono di Natale in persona. Esatto, cioè ci sono mille canzoni, mille album da poter ascoltare e crea. Invece con gli estranei, boh, probabilmente si è un pochettino più liberi mentalmente, non lo so. Ma poi è una cosa psicologica, non lo so, è una cosa psicologia, cioè sì, sicuramente. Di come è anche più facile aprirsi, perché la gente poi magari va a un bar a parlare con gli sconosciuti, perché magari al bar una persona che non sai i fatti tuoi magari riesce a parlare meglio, come capita sul web, amicizie, di poter parlare e dialogare con persone che magari non sanno nulla di te del tuo privato, ti viene più facile aprirti con una persona che non sa niente. Sì, esatto, probabilmente la stessa cosa. Poi, non lo so, c'è anche questa sensazione che davanti a qualcuno che conosci fortemente poter fare un piccolo errore o qualcosa del genere possa essere molto più pesante rispetto che farlo davanti a qualcuno che non ti conosce, quindi non lo so. Sì, però la psicologia, vedi, anche in questo caso torna presente. È vero, ti capisco benissimo. Io volevo chiederti intanto, ovviamente, quali sono i tuoi artisti preferiti e come praticamente se ti hanno mai ispirato nella tua carriera e quali generi musicali preferisci? Allora, tra i miei artisti preferiti ce ne sono diversi, sicuramente per quello che riguarda solisti, Elvis, lo adoro, è veramente fenomenale. Uno è uno dei miei artisti preferiti per quello che riguarda appunto l'essere artista, probabilmente. Se dovessi dire a livello tecnico, non direi sicuramente lui, però è fenomenale, cioè secondo me è assurdo. Invece per quello che riguarda le band, come dicevo prima, io sono un grande fan del metal anche, e quindi una delle mie band preferite, se non la preferita, sono i Judas Priest, che peraltro... ho conosciuto in un modo un po' bizzarro perché ascoltavo, sai, Maiden oppure parecchi gruppi. Al tempo ascoltavo molto power metal, quindi gli Halloween, Stratovarius, eccetera. E vabbè, mi sono innamorato degli Halloween quando ho ascoltato Nightwish anche, ma non tantissimo. Però mi piaceva tantissimo. Non mi ricordo come si chiama la prima cantante, quella olandese. La prima? No, la prima è olandese. Quella olandese con i capelli neri, non mi ricordo come si chiama. C'è un video del Wacken che canta... Non mi ricordo, vabbè, comunque... Stata Annette Olson, però non so se era olandese, c'era quella Flo Jansen, mi sembra. Jansen, è un cognome olandese, sì. Sì, potrebbe essere. Mi sa l'ultima che hanno di cantante, sì. Può essere, sì, non mi ricordo. E fatto sta che ascoltavo tutti questi gruppi e dicevo, ascolto metal. E poi dentro la mia testa c'era questo racconto che i Gods of Metal, gli dei del metal, Judas Priest, qui, bla bla bla, io conoscevo solo Painkiller che mi faceva pietà.
Allora ho trovato su internet il cofanetto con tutta la discografia, fino al momento in cui Rob Halford ha lasciato la band la prima volta, e l'ho comprata alla cieca. Quindi l'ho comprata, l'ho ascoltata tutta dal primo disco, e da lì è iniziato. Cioè, era quello che stavo cercando in quel momento e di cui avevo bisogno, un metal un pochettino più crudo, bellissimo. Quando ascolti Motorhead, esatto, Judas Priest e Black Sabbath, vedi nascere il metal dall'hard rock a un metal. Ma infatti, prima che parlavamo della mia band metal, ripercorro un po' quelle sonorità lì, specie dei Black Sabbath, perché il chitarrista Fabio, lui è un grandissimo fan dei Sabbath e di quel mondo un po' cupo, mentre io non amo particolarmente queste sonorità troppo cupe, però secondo me nei brani della band si sente, ma è giusto così, suona un po' come la musica di quegli anni, ed è una cosa che un po' mi dispiace, perché comunque mi piacerebbe fare qualche cosina di un pochettino più moderno come sound. Beh, però parliamo di band epiche, Dio, sì. Cioè, qua mi sento Dio. Esatto, qui c'è le discografie, cioè se vedo qua c'ho tutta quella dei Judas Priest, c'ho tutta quella dei Maiden, c'ho dei cofanetti di Dio, poi ho cambiato tanti gruppi. Prima ascoltavo, sai quei gruppi americani che andavano di moda anni fa, tipo i Papa Roach? Sì, lo so, è il periodo... Molto bella Devil di loro, io adoro Devil di loro. Qual è? Last Resort, è bella quella là. Sono abituato a passare. Certo, alla fine, la cerco, sono cresciuto con la musica inizio 2000 esatto. L'hard rock era quello praticamente inevitabile alla fine dei esatto, che tra l'altro adesso guardavo tantissimi album dei Papa Roach che compravo su eBay, perché qua chiaramente non c'era niente. E poi vabbè, ero un grandissimo fan degli Europe, buongiorno, bravissimo. Adesso guardo qua, poi vediamo, ci dobbiamo. Il fatto è che saper suonare la Black Sabbath significa imitare lo stile di Tony Iommi e tanta roba. Sì, comunque però, il tuo chitarrista, che sicuramente non è facile. Yeah, io ho mandato il pezzo che dicevo, te l'ho mandato in privato. Sì? Non so se... Ma di che album è? Che l'avevo sentito in diretta. Sì, esatto. già che ne parlavamo... I Papa Roach, attorno, sono stati estremamente versatili, hanno cambiato anche, c'è un periodo che sono diventati più, come dire, più leggeri, poi sono tornati di nuovo. Ma questo qua deve essere un brano degli ultimi album. Questo qua è l'album Fear, che io sono rimasto a quelli proprio, aspetta. Adesso. Eccolo! Poi c'era Hollywood Horror qua. Altro... Poi c'erano Scars, eccetera. Scars è un grande album. Sono sonorità... Vabbè, io sono, per esempio, per i Cure, io adoro i The Cure, quindi è già una sonorità molto diversa. Già, molto diversa. Io sono più sul metal classico, Judas Priest, Metallica, Megadeth, Iron Maiden, quindi inevitabile. Tra l'altro adoro il fatto come Rob Halford sia anche bravo come interprete, perché ha fatto Diamonds and Rust con Judas Priest. Sì, bellissima. Ha fatto una cover bellissima di Joan Baez, che l'ha cantata forse per prima, credo fosse nata da Joan Baez, e poi lui ha fatto una cover bellissima, ma proprio rispettosa anche. Sì, la canzone originale secondo me è fenomenale, infatti è una delle canzoni, adesso un po' smesso di cantarla, ma i primi periodi la cantavo spessissimo perché mi piace un casino, e poi mi ricordo la prima volta che l'ho sentita, quella di Judas Priest, l'avevo sentita negli album e mi piaceva, pensavo addirittura fosse una loro canzone al tempo, e invece io quando ho sentito poi, esatto, la prima, quando partono le chitarre, ho detto wow, cioè proprio appena inizia dico wow. È stata la fidanzata o amante di Bob Dylan, comunque la scuola è molto buona. Infatti, voglio dire, comunque sia, in ogni caso, poi alla fine hai fatto pace con Painkiller, o ancora oggi. Sì, tra l'altro, allora guarda, adesso ti faccio vedere una cosa. Attenzione, che qua. Io tanto, sono un grande fan di quella canzone, ma lo seguivo nel questo non è Painkiller, ma è Defenders of the Faith. Che probabilmente è il mio preferito dei Judas Priest, e Painkiller penso sia il secondo, ma a me piacciono, vabbè, Defenders of the Faith, Painkiller, British Steel,
Screaming for Vengeance, se si chiama così l'album, non mi ricordo. E anche Turbo mi piace un casino. Che comunque un grande, come sono dei pari fondatori del metal, comunque hanno fondato e modificato il genere. Ma stasera dico ai nostri spettatori che troverete un Dandy anche in una veste più leggera, più tardi sentiremo un estratto, vi sorprenderà, vi aspetterete di sentire un urlo scrimo per partire, non ci sarà nulla del genere, sarà un pezzo altamente tecnico e bello, ma vi teniamo ancora un po' sulle spine, che altre domande da fare sicuramente. Sì, io poi ti volevo chiedere se ci volevi raccontare un po' del tuo progetto musicale. Sì, allora, questo nuovo, io lo chiamo nuovo, in realtà esiste un po' da tanto tempo, perlomeno nella mia mente, perché ad esempio Luce, il brano di cui accennavi prima, in realtà parte da molto più lontano, perché era uno di quei pezzi presenti nel mio primo EP come Daniele Barone, quindi è almeno del 2018 la scrittura, però si chiamava Lost in Paradise ed era in inglese. Quindi poi l'ho ripreso in italiano, anche sonorità differenti, e per dare un po' il via a questo appunto nuovo percorso come solista, definiamolo così, anche se è una cosa che mi fa sempre strano, perché ho sempre avuto gruppi, quindi mi fa strano fare il solista. E che per ora è un percorso che prevederà dei brani... 2-3 all'anno, niente di particolare, non rilascerò al momento album o cose del genere, perché penso che sia meglio dedicarsi a una canzone per volta in modo tale da poter fare le cose bene e senza neanche voler dire troppe cose quando non c'è bisogno di dirle. E vedrà appunto altri brani in italiano, probabilmente sempre un pochettino, definiamoli tranquilli. Però andando avanti con le pubblicazioni potrebbe anche essere che faccia uscire qualche brano pseudo metal o comunque rock anche in inglese. Quindi per questo, tornando al discorso del nome, la necessità di avere un nome d'arte che non sia necessariamente italiano o in inglese era un po' perché mi voglio... Dato che io ho sempre scritto di fatto in inglese, solo ultimamente sto scrivendo in italiano, avevo bisogno di un nome che poteva lasciarmi le porte aperte per entrambi le cose, no? Per entrambe le situazioni. E per cui adesso in autunno dovrebbe uscire un altro brano, sempre inedito, e probabilmente sarà affiancato da un'altra cover, come lo è stato con Luce e i Giardini di Marzo. E poi vedremo. Non c'è per ora una volontà particolare di trovare delle date per fare dei live, nel senso preferisco fare poche cose ma magari carine rispetto che andare a suonare nei bar tanto per dire con la chitarra, perché voglio dedicarmi a fare le cosine bene e cercare di dargli un po' di valore, però vediamo, non escludo nulla e vediamo anche col gruppo cosa succederà, perché non lo so. Esattamente, il futuro è sempre imprevedibile, esatto. Si dice sempre, è inevitabile. Va bene, comunque sia, tu hai detto che quindi da un po' che non usi più strumenti quando componi i brani, quindi in pratica come funziona il processo creativo dietro la tua creazione dei brani? Allora, in realtà è un po' come la domanda, viene prima la musica o il testo? È già una domanda difficile. Allora, per quello che riguarda me, ad esempio Luce, l'arrangiamento e la produzione è stata fatta insieme a un mio collaboratore, un mio amico che può fare veramente di tutto a livello musicale, perché è veramente bravissimo, e quindi l'abbiamo fatto un po' insieme. Quando scrivo, o comunque nel caso di Luce, cioè quando ho scritto Luce, ero al piano o comunque alla tastiera, anzi non sono chiaramente un fenomeno, però la progressione degli accordi, la melodia, per me anche il testo viene un po' richiamato dal giro di accordi e dalla melodia, quindi non sono uno che scrive solo la musica prima o solo il testo poi. È una cosa che va di pari passo. Altre volte, invece, come sarà il caso del prossimo brano che uscirà in autunno, avevo
una base già, non dico pronta, ma un'idea di questo produttore con cui collaboro, chi Davide Castro si chiama. E, chiaramente lui mi ha mandato un'idea, poi l'abbiamo rivista tutto, anche a livello musicale, eccetera, ancora da definire al 100%. Però in quel caso lì ho fatto il testo avendo già la musica, ma di solito faccio già tutto insieme. Chiaramente la linea vocale non era definita, perché, come dicevo prima, quello che io canto in qualche modo deve rispecchiarsi anche in quello che sono le note, quindi per me sarebbe un po' troppo vincolante avere già una melodia, deve venire da me. Sì, beh, è interessante comunque il processo creativo, una delle cose più belle del fatto di creare un brano. Spesso chi ascolta non sa esattamente come nasce un brano. D'altronde, no, esatto. E anche perché c'è tanta fatica dietro, come hai detto tu, c'è un produttore che cura, dà consigli, e i produttori sono grandi esperti che hanno quella specie di idea. Sì, ma più che altro, nel mio caso, con Davide, appunto, lui è molto bravo, nel senso che io volessi fare un pezzo reggaeton, lui lo scrive. Cioè, però è veramente difficile a volte riuscire a trovare le chiavi giuste per voler dire quello che si vuole dire, no? Perché magari Luce poteva suonare bene anche in altri mille modi, ma non era il modo che io volevo, no? E invece con lui siamo riusciti a trovare questa chiave. Poi c'è tanto, più che altro mentale, è una fatica mentale finché non arrivi a dove vuoi arrivare non c'è verso. Poi ci vuole anche una linea comune, cioè, tra produttore e artista, perché sennò non va bene, sennò ci vuole una linea generale, no? Sì, ma infatti la cosa che mi ha fatto capire un po' che potevamo essere sulla stessa lunghezza d'onda è stato un po' il discorso dietro ai Giardini di Marzo. Cioè, tante volte mi viene chiesto: ma come mai hai scelto questo brano? Un brano importantissimo, qui e là, bla bla bla. In realtà il motivo è molto banale. Questo produttore aveva già fatto una versione dei Giardini di Marzo, che è quella che io poi ho cantato, ma non l'aveva fatta per me, l'aveva fatta, appunto. Io poi l'ho ascoltata e ho detto: cavoli, ma sembra che tu l'abbia fatta esattamente per me. Come sono detto, e quindi gli ho detto: ascolta, ma se la registrassi qui e là, e chiaramente l'abbiamo fatto, ma la cosa carina è quella che non c'è nessun tipo di ragionamento strano, se non il fatto di trovarsi un lavoro fatto quasi su misura senza volerlo, e quindi sì. Comunque sono risposte interessanti, anche perché ti ringrazio, perché questa fase creativa ci interessa sempre molto, noi appassionati, sempre sapere l'esecuzione in più è sempre piacevole. Poi veramente, ovvio, avrei pensato anch'io sabato giovedì di marzo, perché volevo mangiare Battisti, gli piaceva l'idea, e invece c'era dietro... ci ho pensato. No, ma vabbè, la cosa curiosa è che io volevo fare una cover insieme a Luce, perché secondo me dava più importanza all'uscita. Ed è uscita questo discorso dei Giardini di Marzo, ma paradossalmente io questa canzone l'ho ascoltata 10.000 volte, penso, quando ero piccolo, perché mia mamma è una grandissima fan di Battisti. Ma mi ricordo che quando la cantavo le prime volte che facevo canto, non mi entusiasmavano queste cose qua, quindi non l'ho calcolata per 20 anni, tipo. E poi me la sono ritrovata davanti... scritta in una maniera tale che sembrava fatta apposta per me, e quindi il cerchio si è chiuso. È un segno del destino. Esatto. Anche perché, secondo me, anche crescendo con lo sviluppare della passione musicale, si sente quel pezzo pam 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 pam, pam, e dici: ma è bellissimo. E anch'io non lo sopportavo quando lo ascoltavo da piccolo. A me succede quei film, questa cosa, che quei film, quando ero piccolo, avevano un certo tipo, ora col senno di poi, facendo tante cose, dico: cavolo, l'ho rivalutati un sacco. Quindi, quando mio padre mi ha fatto vedere a 8 anni la scena dello specchio di Fullmetal Jacket, a me non piaceva a 8 anni, oggi invece dico: ah, bellissima. Io ho visto L'Esorcista 9. Vabbè, sì. Continuo a preferire...
Kubrick, continuo a preferire Kubrick. Beh, io poi ti volevo chiedere il posto dove sei te, se ti ha influenzato per un testo o un giorno magari vorrai fare una canzone dedicata al posto dove sei. Che non voglio dire, cioè, se lo vuoi dire te, perché magari è privacy, non voglio... Cioè, certamente noi non vogliamo... Non è un segreto, io sono di Alaska, in provincia di Savona, quindi... Ok, no, sai che... Non è assolutamente... No, no, ci mancherebbe altro. Ma in realtà penso di no, perché anzi, uno dei temi più ricorrenti nei testi, soprattutto per quelli che ho fatto per il gruppo, ma in realtà poi penso per tutti, penso che sia un po' un filo conduttore di tutti i testi che vado a scrivere, perché alla fine se non è così non sono io, parlano un po' tutti di comunque situazioni un po' psicologiche, no? E nel gruppo chiaramente temi un pochettino più... cupi, un pochettino più duri, abbiamo fatto un pezzo che trattava il femminicidio, chiaramente voleva essere né una presa di posizione, anche perché non penso che ci sia bisogno, e né nient'altro, ma sono tutte situazioni un po' sogni, pensieri, cose varie, e anche In luce in realtà penso che sia quello, chiaramente una canzone d'amore, ma forse un pochettino più d'amore per se stessi. E sempre un po' sulla riga dello psicologico. Il posto in cui vivo penso che al momento non mi abbia ancora ispirato particolari testi o cose, anche perché secondo me non si adatta granché bene con il mio stile musicale attuale. Lo stile corretto sarebbe più movimentato. Esatto. Non sono stato anch'io in quella zona, quindi esatto. Bene com'è l'atmosfera. È più, come dire, festoso da hit pop dell'estate. Sì, esatto, però io al momento, quello che dico, cioè, non mi ci vedo, a parte che io non la potrei scrivere, perché non fa parte di me, ma ci fosse una canzone, una hit dell'estate, cose del genere, farei fatica a vedermi e cantarla, capito? Però, mai dire mai, ripeto, esatto. Quando ero piccolo non avrei mai pensato di ascoltare gli AC/DC e di cantare metal. Poi è finita così, e quando cantavo metal non avrei mai pensato di cantare una canzone anche in falsetto, perché è sempre vista un po' come una debolezza nell'ambito metal. Sì, nel metal i cantanti che cantano in falsetto non si possono vedere. Vedi, è una cosa in più che non sapevo, vedi, già io. Abituato a sentire, appunto, che ne so, ad esempio gli Epica, che hanno sinfonica all'interno, si è abituato a sentire delle tonalità un po' differenti dal solito, soprano per di più, insomma. Sì, ma però se prendiamo appunto anche lo stesso Rob Halford o comunque Dickinson o Kiske, sì. Tutta gente che canta in tonalità estremamente alte, ma assolutamente non in falsetto. Vero. E quindi il falsetto che è molto invece più utilizzato nel pop dai metallari, lo so per esperienza, viene visto un po' come una debolezza, perché vabbè, chiaramente a livello tecnico è molto più facile cantare in falsetto che cantare in un altro meccanismo vocale in quelle note, però e vedi, quando prima dicevo che il metal mi stava un po' stretto, parlando delle persone, era un po' questo, perché ho sempre incontrato persone un po' chiuse mentalmente, cioè sì, non esiste il falsetto per ragione stilistica, no, esiste perché non è capace a farlo in un altro modo, ma così non è. Quindi... Sì, lo so, ho visto anche opinionisti, in cui non farò il nome, molto famosi, che a volte sono rimasti un po' fermi a un tipo di musica rock. Così ci evitiamo la denuncia, bravo. No, infatti, vabbè. Cioè, evitiamo le denunce. Poi può arrabbiare con me, sicuramente, no. Però, anche perché lo adoro e tutto, però, ripeto, a volte magari un po' fermi fino a un certo tipo di musica, sì, sì. Poi... inizi già ad andare sugli anni 90, inizi già a dire, ma Kurt Cobain canta da schifo, no, povero Kurt Cobain. No, ma esatto, ma poi io alla fine, ma ne parlo perché io ero uno di quelli che, quando non ero in grado di cantare come volevo, in una maniera o in un'altra, ero uno di quelli che diceva, ma se il falsetto è da sfigati, perché non è di fatto una tecnica, è una tecnica, ma è una roba che sappiamo fare tutti. Quindi non c'era quella cosa di dire, cioè quando tu ascolti gli Halloween, Michael Kiske, esiste solo Michael Kiske, che è Michael Kiske. Sì. Poi ci sono tantissimi altri cantanti,
come Conti, se non sbaglio, che aveva fatto parte del progetto di Luca Turilli, Rhapsody, eccetera. Bravissimo. Oh, grandi Rhapsody, io adoro Torino come gruppo. Esatto. E quindi lo vedevo un po' come una debolezza. E invece ad oggi, che invece so, ho imparato a capire che non è necessariamente una debolezza, allora vedi le cose diversamente. Però non tutti la vedono così, è un peccato. Beh, comunque anche da artista sicuramente aprirai molte più menti. Il fatto che già un artista metal versatile, quel pezzo che stiamo per ascoltare, già si vedrà comunque il fatto che appunto appassionati di metal, sempre di mente aperta, io sono appassionato di metal, quindi lo dico sempre. Se dovessi rimanere l'idea che avevo 20 anni fa, mi perderei un sacco di gruppi, anch'io. Un momentino che volevo presentare dove potete trovare l'artista ospite che è esatto. Dandy, su YouTube, potete trovare su YouTube, Dandy Music, lo trovate facilmente. Spotify, ovviamente non cercate link strani, cercate Dandy come ho fatto io, 3 secondi, 10 fuori. E Instagram, Dandy Music. Sì, ho capito, ma dico per chi segue in differita. In differita saranno tutti in descrizione, assolutamente, nell'info box, quindi ci saranno tutti, niente scuse di gente. Oh mio Dio, non ho trovato. Esatto. Ed ecco qua, fra l'altro anche faccio su Spotify, se un artista basta cliccare follow. Ma qua bisogna spiegare tutte le cose, no? Sembra che... Sì, sì. Bisogna portare la manina ai follow. Perché magari a volte uno ascolta... Però se abbiamo la possibilità di supportare un artista, fra l'altro, non costa nulla, quindi benissimo. Appunto, allora, adesso ci sentiremo un breve estratto, purtroppo sempre troppo breve. Sì, perché sennò poi YouTube ci... Veramente ci... E non è solo per quello, comunque sia, ecco qua, un breve estratto di Luce, il singolo di Dandy, e sentiamo un po' da 1.25 in poi, invitiamo poi a sentirla completa. Certo, assolutamente. Un'altra notte ancora rincorrerei tra le stelle, la tua pelle ed il brivido che dà, avrei scolpito ogni attimo, dipinto amore sul tuo viso, senza sapere quel che di noi sarà. Ma se ti avessi... Devo chiudere qua, purtroppo. Beh, per avere ragioni. Ma io, ecco, questa qua dell'amore che prima hai detto per me, sì, io quando l'ho sentita la prima volta, cioè, sembra che il testo che parla di un amore che hai ripreso dopo, cioè che prima non avevi per te stesso, ma che dopo sei riuscito a riprendere. Sembra una cosa del genere, cioè prima stavo con una persona che magari o mi trattava male, non lo so adesso, e mi faceva dubitare dell'amore per me stesso, quando si è levata finalmente dai piedi, no, è così, no, vabbè, io ora la dico brutalmente, ma cioè quando se n'è andata via, sembra che poi tu ti sei reso conto in realtà di quanto in realtà, cioè almeno io ho avuto questa impressione qua. Cioè... Sì, no, ma secondo me la lettura è corretta. Se cioè la grande differenza, secondo me, del sunto del discorso è che non è quando la persona si è tolta dai piedi o se n'è andata, ma quando... In questo caso, io che canto, chiaramente dovrei dire io, ma quindi quando io ho deciso che questa persona si levasse dai piedi, capito? Perché quello che era un po' la base di questo testo, comunque della situazione, era questa paura di lasciare andare qualcuno che in quel momento era l'unica persona, per la paura di non avere più nulla. Invece, spesso e volentieri, lasciare andare qualcuno o qualcosa significa trovare un mondo, e questo mondo a volte può essere molto migliore, a volte sarà anche peggiore, però nel mio caso è stato migliore. No, io mi ci sono ritrovato un po', sì, cioè nel testo, perché capita che quando si è più ragazzi, insomma, si tende sempre a mettere l'altro al posto tuo, cioè nel senso, l'altro davanti. Sì. E quando questa persona o va via oppure la mandi via, non ha importanza, comunque ritorni a essere tu avanti. Quindi mi sono ritrovato parecchio in questa canzone, per quello che
L'ho sentita parecchio mia questa, diciamo. No, a me fa piacere sicuramente, ma la chiave di lettura è quella. E poi quello che dico sempre è che palesemente il brano parla di una coppia, ma può essere, io ripensandoci la rivedo un po' anche in quello che è stato il mio passato lavorativo, piuttosto che con anche sul lato amicale, eccetera. Tante situazioni, cioè questa, ma anche perché probabilmente è il modo in cui io sono cresciuto, no? Con quella, non dico paura, ma quel pensiero di dire meglio forse poco oggi, perché domani potrebbe essere 100, ma potrebbe essere 0, quindi meglio tenersi 10 oggi. Non lo so, io ho imparato che forse è meglio quando si arriva a un certo punto rischiarsela, magari può andare bene, magari può andare male, però penso oggi la ragiono così, poi vediamo. Sì, no, sì, assolutamente. La vita è un grande azzardo, involontariamente, esatto. Ogni scelta che fai non sai mai che conseguenze ha, giustamente. Anche io ho visto il lato dell'amicizia. Più che altro, no, sarò l'unico. Ah, ma clama, ce lo vedo, che prepara le valigie, che vai via te, vai fuori. No, vabbè, perché delle volte, cioè, a un certo punto non sei mai te che mandi, cioè, è difficile tu che mandi via chi vorresti, è difficilissimo. Devi, o quella ti ha fatto talmente tanto che dicevo, basta, vai, oppure, ecco perché mi è rimasta proprio impressa, infatti è una canzone che ascolto ogni tot, cioè da quando ci siamo sentiti me la riascolto ogni tanto, è proprio la sento come una cosa che mi è successa. Confermo che dice, c'era un pezzo che gli era rimasto nella testa, sì, e non mi ha detto quale, e io ho detto guarda qua, ecco là che hai fatto sentire, esatto, dopo, e gli ho mandato la clip su Instagram, gli ho detto vai, questa qua è, io la sento troppo mia, sentila. Esatto, confermo. Jack può confermare. Io che sono sempre uno, non è che ho la puzza sotto il naso, ma che a volte mi trovo dei pezzi, dico chi sono questi, cioè, vedete, non riescono proprio a piacermi. Class sa che sono estremamente selettivo tante volte, anch'io dico ma questo è fantastico, chiamamelo subito, ero felicissimo. No, infatti a me fa piacere, mi fa piacere, ma più che altro vedi la cosa bella che secondo me poi è il sunto anche della musica, cioè di quello che è per me, no? Non è che io faccio, come dicevo prima, ancora prima che andassimo live, per me è sempre stato neanche un bisogno, ma una cosa che fa parte di me, quindi io ho sempre cantato, ho sempre scritto e fa parte di me, ma la cosa bella è questa, poter scrivere qualcosa e far sì che qualcun altro possa condividere o comunque ritrovarsi in quello che tu scrivi, è molto bello. Molto più bello di fare magari, non so, dei numeri incredibili o cose del genere. Cioè, questo qua, secondo me, è il vero senso e mi fa molto piacere. Sì, no, sì anche perché poi il segreto è toccare proprio le corde di chi ascolta, secondo me. Esatto, ma e vedi, per questo motivo io non riesco a fare una hit estiva, perché... non mi tocca a me in prima persona, per cui sarebbe difficile. Quell'animo ribelle rimane comunque, anche cercando di ampliarsi a livello musicale, esatto. Ma quell'animo ribelle, se uno si avvicina al metal, tutto sommato, un po' di ribellione dentro ce l'ha rispetto allo standard, sì, al soffio definito commerciale. Sì. È difficile, anche Metallica con Frantic e le altre canzoni Saint Anger avevano fatto un passo indietro, ma poi sono tornati con Death Magnetic a fare un album eccellente che ascolto in continuazione nel 2008. Tra l'altro Death Magnetic, il chitarrista del mio vecchio gruppo, aveva la versione, non so se era la versione Deluxe o cos'era, quella con la barra. La barra, sì, ce l'ho anch'io, non so se Deluxe, l'ho presa a Torino. Forse è normale, vero? Forse è normale, però è bello perché quando la apri è come se ti lasciasse la barra sul... E poi sì, tutto l'effetto grigio, è bello, veramente è una bellissima copertina, sì, assolutamente. Vabbè, ma sono bravi, comunque hanno fatto parte della storia, ancora tirano fuori dei pezzi, come anche gli Iron Maiden, che intanto trovi loro pezzi nuovi, incredibile, un nuovo pezzo di Iron Maiden, sono ancora bravissimi oggi, incredibile. Sì, io loro, devo dire la verità, un po' li ho persi di vista, perché ho tutta la discografia, ma devo dire la verità, gli ultimi album non li ho ascoltati, perché in quel momento in cui li ascoltavo ero molto più da Judas Priest, capito, quindi... Vabbè. Arriverà poi il momento di ascoltare anche loro, ma come un altro gruppo che è proprio
l'emblema del metal per me. Cosa vuol dire metal? In Motorhead, cioè in questo periodo grande Lenny, ma purtroppo Lenny. Ormai non ci saranno più perché di Lenny. Non so, ovviamente anche solo che non fanno robe del tipo come Queen che piano uno metto, cioè... è stato diverso. Queen, Freddie Mercury si è andato nel pieno della opera creativa, non dovuto assolutamente ripiazzare. Non è la stessa cosa, era Queen Plus, non è, insomma, stati, non hanno mai chiamato il gruppo Queen, hanno chiamato Queen più, Paul Rogers, comunque un bravo cantante anche lui, anche se ovviamente Freddie Mercury, ovvio che si chiamava i Queen come Freddie Mercury. Comunque sia, dicevo che sono appassionanti quando comunque i gruppi rimangono attivi, riescono a fare buona musica, assolutamente. Volevo chiederti se hai qualche retroscena su Luce, qualcosa che ancora magari non hai detto, qualcosa su... qualche curiosità. Ma allora, Luce, prima di chiamarsi Luce, allora inizialmente si chiamava Lost in Paradise, perché era in inglese, cioè penso che abbia cambiato più versioni sta canzone che altra. No, ce l'ho adesso. La vera cosa è che parlavamo di questo produttore Davide, in arte Key Dave. Tra l'altro ho fatto anche un album, poi al limite vi mando il link perché è veramente bravo, solo che ha molta meno, probabilmente, non dico voglia, ma meno tempo di me per dedicarsi a mettersi lì, fare pubblicità, eccetera. Però è molto bravo, lo faccio ascoltare. E io l'ho conosciuto su un gruppo Facebook, perché io avevo bisogno di qualcuno che faceva mix, mastering e registrasse, vabbè. Ci scriviamo e scopro che lui era del paese accanto. Cioè viveva nel paese accanto, per lui originariamente di Parma, però viveva alla Eguiglia, quindi a 5 minuti praticamente. Sì, sì. Allora, vabbè, ci vediamo, io dico, guarda, vorrei fare una versione acustica di questo pezzo qui, e il pezzo sarebbe stato Luce, ma è diventato Luce dopo 5 anni da quando l'ho conosciuto, perché al tempo era ancora Lost in Paradise in acustico, e infatti quando poi abbiamo fatto Luce, la versione definitiva, eccetera eccetera, lui mi dice, ma mi ricorda qualcosa questo pezzo? Io gli ho detto, sì, questo qui è il pezzo con cui ci siamo conosciuti la prima volta 6 anni fa, quello che era, che non abbiamo mai più finito. In realtà era andato nel dimenticatoio, poi una volta ero a fare la spesa in un centro commerciale e mi saluta uno e lo guardo e dico, ma chi è? Ciao. Mi hai riconosciuto? No. Sono Davide, quello, eh? E allora lì è ripartito tutto, capito? Se io non fossi andato a fare la spesa... Vabbè, cioè, le cose succedono nella vita, esatto. A livello musicale. Esatto. Sì, ma il film è di Sleeping Doors, quello lì, esatto. Di che se riusciva a prendere il tram aveva una certa roba, se perdeva il tram, la stessa roba. Sì, ma infatti è per quello che dico, anche col discorso dei Giardini di Marzo, sia Luce sia i Giardini di Marzo mi danno l'idea un po' che sia stato tutto un percorso, un cerchio che si è chiuso, ma che è iniziato una vita fa, veramente. Però adesso vediamo, speriamo che per le prossime uscite non si debba attendere così tanto, perché sennò diventa proibitivo. Sì, certo, volevo dire a Clark che Sliding Doors è vero, finiva tutto a bacini, bacetti e tutto, no, ma noi parliamo di roba seria, di comporre album e brani musicali. La musica ma non dare per scontato che io quello lì mi piaccia come film. No, tu stai dando per scontato. Che no, io do per scontato una cosa: se un film romantico finisce bene, a Clark non piace. So questo. Ma io non vedo quella roba lì, mi spiace. Io so questo. Ti confondi con... Io no, guardo quelli dove finiscono male, così allora se ne parla. No, ma io l'ho detto perché effettivamente ha questa cosa del destino. In quel film lì ha il suo peso. È la stessa cosa, pensa lui, se non avesse fatto la spesa quel giorno lì, e l'avessi fatta il giorno dopo. Un po'. Esatto, non avrei ripreso tutto questo. Poi, prima di chiamarsi Luce, il titolo, che di fatto era provvisorio perché mi faceva schifo, era In fondo agli occhi tuoi. Sì, c'era una canzone quel pezzo, cioè ovviamente... Sì, ma era lunghissimo perché il ritornello non diceva eri luce in fondo agli occhi miei, ma diceva un qualcosa di diverso in fondo agli occhi tuoi. Ma... Dopodiché è arrivata Luce, ho detto
il titolo è Luce, appunto. È mai successo che qualcuno avesse pensato che avendo fatto la cover di Giardini di Marzo ci fosse, fosse Luce di Elisa? Avesse mai pensato? Ah, mi hai anticipato la domanda. Dai, veramente, Clave. Sì, infatti ci stavo pensando anch'io sta qua. Beh, penso di no, però sono quelle cose... Adesso c'è anche un altro... Ma forse ce n'era anche... qualcosa di Mengoni può essere, non mi ricordo. Ah, io non so. Ascolto Mengoni. Luce, quella di Elisa si chiama fra parentesi Tramonti Est, quindi comunque è già diverso. Sì, sì, sì. Beh, comunque ad oggi secondo me, vabbè, se si va a fare un tipo di musica che permette anche un titolo molto particolare, qualcosa di super originale, lo si riesce a fare. Per il resto secondo me è difficile trovare. Che, sì. A me piaceva troppo Luce, non potevo non chiamarla Luce. Cioè, in fondo agli occhi tuoi mi faceva schifo, scusa. Vabbè, sono d'accordo, comunque Luce è affascinante come titolo, sempre cattura sempre l'attenzione, esatto. Questo è vero. Sì. Ecco qua. Va bene, anche un brano chiamato In fondo agli occhi tuoi potrebbe essere benissimo un brano di una neomelodica napoletana. Esatto, No, poi per me era necessario, così come lo è stato con la scelta del nome d'arte, anche per i titoli essere il più sintetici possibile. Cioè, in fondo agli occhi tuoi, non ho manco finito di leggere il titolo che mi sono già annoiato, capito? Sì, capisco benissimo. Vorremmo tornare un po' di domande più ad ampio raggio per vedere un attimino e sapere di più su come la tua opinione su queste cose. Ad esempio, essere artista, mai creato una divisione fra la persona che sei nella vita tutti i giorni e il cantante quando ti esibisci? Cioè, hai mai avuto sensazione di differenza rispetto alla vita di tutti i giorni quando ti esibisci? Sì e no. Secondo me è una cosa che potrebbe essere molto più presente col discorso metal. Ma anche perché di fatto questo percorso, definiamolo solista, è molto più intimo e personale, quindi è anche un pochettino più il mio modo di vedere alcune cose, no? E invece nella musica metal col gruppo eccetera si parlava già di più, sai, di anche abbigliamento, di atteggiamenti eccetera live, e quindi si crea un po' secondo me una versione 2.0 o magari 0.5 per come la vedo, però alla fine probabilmente è solo esasperare alcuni aspetti della tua personalità. Sì, alla fine il metal, per fortuna, abbiamo molti di stereotipi e tutto, però sì, voglio dire, molto spesso persone che cioè il metal, ad esempio, sono persone correttissime nella vita, come sì, Dio, Ronnie James Dio, quello, che è una persona veramente massimo rispetto per tutto quello che ha fatto. Ma infatti, a me quello che dà noia, che sono stato probabilmente sfortunato io, è che ho trovato tante persone che volevano un po' ripercorrere quello stereotipo, capito? E quindi per forza avere un tipo di comportamento, di atteggiamento un po' al di sopra delle righe, eccetera, quando nella realtà dei fatti i veri, le vere band metal comunque non erano, sì, vabbè, chiaro, vabbè, ci sono esempi ed esempi, però non erano necessariamente dei fuori di testa ad ogni cosa. No, infatti, esatto. Alcuni esatto. Sono solo dei personaggi, lo hanno detto mille volte. Sì, un sacco di gente. Ozzy Osbourne, veramente. Ozzy Osbourne, aspetta, se tu dici l'Ozzy che abbiamo visto su MTV, quello non può essere, quello non esiste per me. Non è Ozzy, beh, quello era... fake. Era più un ma io pensavo più che altro a Marilyn Manson, che lui ha detto mille volte: io sono un personaggio, questo che sono io l'ho costruito con la mia etichetta, cioè comunque sì. Ha fatto una roba e tutti dicevano ma quello le fa veramente queste cose, ma quello lì ha detto mille volte ma io sono un personaggio, e poi ha detto devo cavalcare questa cosa qua, che se no sì, io non vendo più album, cioè. Ma no, ma infatti, ma è giusto così. Io penso che, cioè, cavalcare l'onda, mi viene in mente una cosa, cioè, che è abbastanza recente, lontana dal discorso metal, anche, però il discorso di Blanco e i fiori di Sanremo. Cioè, secondo me, l'unico, vabbè, a parte che probabilmente ha diviso l'opinione, non lo so, per quello che mi riguarda non ha diviso niente, perché non ci vedo onestamente
particolari cose, nel senso vado oltre quello che è questa cosa, forse organizzata, forse no, non lo so. Però alla fine della storia tutti hanno parlato di lui, quindi secondo me è stato, cioè sono molto magari più, tra virgolette, stupidi quelli che continuano a parlarne piuttosto che lui. Sì. Va bene a cavalcare l'onda Marilyn Manson o chi che sia, cioè, è questione di soldi comunque, cioè, se la tua professione non puoi, secondo me, dire no, ma questa cosa qua no, perché così, cioè, se ti porta un vantaggio da un punto di vista sia di carriera che di economico, ci sta, il tuo lavoro. Dipende, perché se uno poi rimane imprigionato nel suo personaggio, quello è brutto. Magari vuoi uscire, come fai? Quello è brutto, ma mi viene in mente un altro personaggio che non c'entra un tubo, che è Ruggero dei Timidi. Io l'ho visto alla Donzara, quindi... Io l'ho visto addirittura live 2 o 3 volte, e una volta a Genova, tra l'altro. Sì, lo so che è venuto, sì, vieni abbastanza. E una volta era venuto qua, e mi ricordo... Io lui l'ho conosciuto, peraltro, prima che facesse Ruggero dei Timidi, e aveva fatto un personaggio molto simile in una serie di DVD per imparare l'inglese di John Peter Sloan, e lui c'era come ospite e faceva le canzoncine. L'ultimo DVD lui esce con un nuovo personaggio che è diventato poi Ruggero dei Timidi, no? Ah. E mi ricordo che comunque lui parlava un po' della volontà anche di poter uscire da questo personaggio. Però in quel caso lì è difficile, cioè, secondo me è ancora più difficile rispetto a un Marilyn Manson. Cioè. È difficile perché è stato pompatissimo anche dalla Zanzara. Sì, sì, cioè, però comunque Marilyn Manson, bene o male, faceva già parte di un certo tipo di background, secondo me ci sta. Cioè, passare da un personaggio puramente demenziale ad uno serio, secondo me è difficile. È difficile, sì. È stata... L'impegno di tanti attori anche che sono passati dalla commedia al dramma, ci hanno impiegato la vita, o ci hanno provato, alcuni come Christian De Sica ci ha provato a fare il dramma, ma non se ne è fidato nessuno, ha dovuto tornare a fare le commedie che faceva prima. Purtroppo a volte non ce la fai a uscire dal personaggio, purtroppo a volte non ce la fai, ma perché purtroppo c'è un troppo pretese. È il brutto dell'arte, è una delle cose negative dell'arte. Sì, sì, beh, ognuno poi... Ci sono casi e casi, però veramente mi dispiace perché Ruggero dei Timidi secondo me non può uscire da lì. Magari capiterà che lo portiamo, glielo chiediamo. Sì, ma ci ho fatto la foto anche con lui. Beh sì, hanno detto che è molto disponibile alle persone. Sì, ma è molto... No, ma è molto piacevole. Io, tra l'altro, ho anche il primo album suo firmato. Ah. Parte, vabbè. Vedi? Ma tra i dischi no, mi fa ridere perché tra i dischi Black Sabbath eccetera eccetera poi ci sono no, esatto, alla fine tra quelli dei Sonata Artica dovrebbe essere siamo lì, stesso genere, diciamo, esatto, sì, perché adesso non lo trovo più, però sì, ce l'ho firmato e quindi boh, sì, da una parte mi dispiace perché probabilmente la volontà di fare anche magari un pezzo serio non sarei mai preso seriamente. Però per fortuna il fatto che con gli artisti emergenti si può scegliere il percorso, sarà affascinante vedere come prosegue. Vai, una domanda anche tu, vero? Io ti volevo chiedere un po' la pandemia come ha influenzato la tua arte, se hai avuto dei contraccolpi o no. La pandemia di fatto, secondo me, adesso dirò una cosa che non so se gli altri potrebbero essere della stessa idea, ma per quello che riguarda me personalmente no, però per quello che riguarda il gruppo secondo me l'ha spento, ma di brutto. Ah, sì. Perché, ma anche proprio a livello di membri, il bassista poi si è trasferito, eccetera, eccetera, quindi ancora oggi stiamo faticando a trovare un bassista decente. E quindi questa cosa qua, proprio nel momento in cui stavamo per fare le cose bene, si è fermato tutto
e con il fermarsi un po' delle sale prove, perché anche le sale prove, no, si sono fermate. Sì, sono fermate. Sì, si è fermato tutto. Esatto. Uno è andato via, poi probabilmente quando perdi il momento è difficile ritrovarlo, e di conseguenza, secondo me, ha sancito un po' un periodo di crisi del gruppo che permane tuttora, purtroppo, perché non siamo ancora stati in grado di trovare un degno sostituto per il ruolo di bassista, che è fondamentale. Quindi, è quello. Però dall'altra parte penso che ha fatto un po', ha dato un po' di tempo anche per pensare magari alle nuove situazioni. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo che il cui testo non esplicitamente, ma comunque parla un po' del Covid, di questa nuova situazione che si è venuta a creare, no? Però ripeto, sul gruppo secondo me ha avuto tanta cosa, ma anche il fatto di non poter andare a fare le prove fino al giorno prima, ti vedevi ogni settimana, poi di punto in bianco per mesi sei stato fermo. Tante sale prove qui nella zona poi non sono ripartite, perché magari erano già, sai, lì, però finché ci sei vai avanti. Poi ha avuto la scusa, tra virgolette, di chiudere per il Covid e non hanno mai più riaperto. E quindi un po' quella cosa lì. E soprattutto il metal non è un genere che puoi fare da casa con gli astri. Quindi sì, è un peccato. Probabilmente quello, perché tra l'altro avevamo proprio una data, mi ricordo, poco dopo. Cioè sarebbe stata una festa che fanno qui, sempre in zona della birra, quindi ci stava anche come situazione. E invece vedi, quando ormai non, io piani a lungo termine non me ne faccio tanti, perché quando sembra che devi fare il passo giusto capita qualcosa e il passo non lo fai. Vediamo, basta che non ritorna più questa situazione. Vabbè, quello no. Quello sì, infatti speravo di non tornare, cioè, esatto, ovviamente speravo tutti che non torni, basta, più, no? Sì, abbiamo già dato. Sì, già dato, sì. Tu canti già in inglese, hai non mai notato un processo creativo differente nel creare un testo in inglese o in italiano? Se c'è proprio a livello di parole disponibili, ti ha mai dato una sensazione di differenza? Sì, sull'inglese secondo me sono più istintivo. Se infatti anche il prossimo brano che uscirà, che sarà in italiano, quando dovevo abbozzare la linea vocale, comunque quel discorso che facevo della musica insieme al testo, il testo inizialmente era in inglese, poi mi ci sono messo a lavorare per farlo in italiano, però ti dà, per quello che mi riguarda, l'inglese è un pochettino più istintivo e mi dà anche la possibilità forse di parlare di argomenti che non tratterei in italiano, perché troppo crudi magari, e invece l'inglese, non lo so, mi dà questa sensazione come di poter dire più cose rispetto che all'italiano, però è differente, secondo me è molto diverso, e anche come profondità comunque di testo, benché io non sia chiaramente un maestro nello scrivere in italiano. Secondo me l'italiano con le parole giuste ha molto più spessore rispetto all'inglese. Poi è chiaro, si possono fare dei bellissimi testi in inglese, però per alcune cose sicuramente più versatile. Infatti per questo che vorrei poi tornare a fare qualche pezzo in inglese, per andare a ripercorrere delle sonorità un pochettino più pesanti, in una chiave comunque moderna, ma tipo metal, e poter parlare anche di qualcosina di più crudo. È buono anche a livello di scopi di testi, interessante sicuramente come progetto. Tu, Clan? Beh, io ti volevo chiedere quali sono i tuoi progetti futuri. Allora, fondamentalmente portare avanti queste uscite di brani inediti, perché paradossalmente ce ne sono diversi, anche già pronti, solo da ultimare. Però, come dicevo prima, preferisco fare poco alla volta e dedicare la giusta importanza ad ogni passo, piuttosto che far uscire 10 brani in un colpo e rischiare che la gente non ascolti nemmeno uno.
E quindi questa cosa qua. Poi insieme a, questa, a, a questo discorso di brani inediti c'è un po' questo, chiamiamolo, progetto che avevo iniziato un anno fa, credo, su, su YouTube, di portare cover di differenti artisti, sia metal che pop, che italiano, eccetera, che mi fa piacere sia come vetrina, se vuoi, ma soprattutto mi fa piacere anche da un punto di vista di sfida nel cimentarmi ogni volta con brani differenti. Tipo, penso che il primo brano che ho caricato dell'anno di quest'anno è stato una cover di Joe Breaker dei, di Judas Priest, e il secondo sbaglio è stato Brividi, cioè, capito? Difficilissima anche farla da solo, sicuramente non è facile. Sì, 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 sì. No, ma infatti è stata una sfida, ma perché fondamentalmente a me è sempre piaciuto cantare un po' tutto, non perché devo fare one man show, ma perché sarebbe troppo triste racchiudersi in un solo genere, no? Comunque in una sola situazione, quindi per ora queste cose qua. Poi vediamo cosa succede con il gruppo, con magari un nuovo gruppo, non lo so, vediamo, ci sono tante situazioni. Ma, cioè, si parla anche di contaminazione di generi o no? Cioè, parla anche di quello? Okay. Sì, 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 esatto. Sì, sì, sì. Sì, 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 beh, ma come io mi ricordo quando ho fatto canto lirico, sono andato a fare canto lirico perché avevo sentito appunto il primo album Ascending to Infinity di Luca Trulli Rhapsody, e c'erano delle parti cantate proprio, sì, diciamo, canto lirico, no? E poi questo comunque te lo porti dietro, questo non significa che devi cantare per forza con un'impostazione o con un'altra, però fare tante cose diverse secondo me poi ti apre un po' la mente e anche nelle nuove poi cose che andrai a scrivere avrai la possibilità di attingere da più situazioni, da più generi, da più influenze. Sì, questa cosa è vera, assolutamente. Vabbè, io faccio sempre l'esempio, cioè sapete che io ascolto, a che ascoltavo musica persiana, ma io ogni tanto l'ascolto, e loro mischiano i generi in una maniera incredibile, cioè mischiano rap, sì, pesante, metal, e lo fanno benissimo. Cioè, quindi all'estero forse è una cosa che magari noi italiani facciamo meno, però loro mischiano generi come se niente fosse. Ma Elio e le storie tese, se hanno fatto tutta la carriera. Sì, uno, loro tutti. Questo è il problema, è quello il problema. Ci credo. Sì, 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 ma beh, sicuramente noi, vabbè, è il solito discorso, il panorama, se uno dovesse vedere il panorama musicale, ma mi ci metto in mezzo anche io, perché avrei potuto fare un brano super sperimentale, dire faccio musica sperimentale, il resto, invece ho fatto un brano comunque che rispecchia un po' il canone, no? Però... Ma perché nella mia mente, come dicevo prima, secondo me col gruppo ti dà la possibilità, un gruppo musicale ti dà la possibilità di sperimentare un po' di più. Ho sempre visto un po' questa cosa rispetto che come solista. Però magari è solo una mia impressione. Vabbè, è interessantissimo. Io ho ancora una domanda da parte mia. No, poi io ho finito. Sì, io invece ho una domanda, volevo chiedere se c'è un messaggio che dovresti lasciare ai più giovani che si stanno avvicinando al mondo della musica, se c'è qualcosa che magari qualcuno vuole fare il cantante, magari diventare musicista, se c'è un messaggio che hai per loro. Beh, se ci fosse qualche giovane desideroso di iniziare un percorso musicale, sicuramente gli direi di... non mollare mai, perché io tante volte ho pensato di mollare tutto perché non riuscivo ad ottenere i risultati che volevo, ma di proseguire per la propria strada con dedizione, di trovare un buon insegnante che sia di canto, di quello che è, perché è fondamentale, qualcuno che sia in grado di insegnare lo strumento, comunque le giuste tecniche, perché io purtroppo, prima di trovare il mio attuale insegnante, ho trovato veramente dei cani che hanno fatto più danno che altro, e lì perdi la voglia. Quindi
diventa brutto, e soprattutto di farlo con passione. Cioè, per quello che mi riguarda, come dicevo prima, è una cosa che faccio da sempre. Per me è normale, non è mai stato un mezzo per voler diventare famoso, per voler far diventare questo un lavoro, anche perché, dico la verità, una volta mi sarebbe piaciuto fosse diventato il mio lavoro. Oggi non lo so, sono più contento così, perché probabilmente perderebbe un po' di quella autenticità, no? Però, ripeto, è una passione, ma come può essere la passione per l'arte, per il cinema, eccetera, quindi di coltivarla, di farlo con serenità e senza invidia nei confronti degli altri, perché tanto non c'è un migliore, un peggiore, cioè a me può piacere una cosa, a te un'altra, quindi veramente, anche queste cose lì, io non sono un fan tipo dei concorsi di canto, io li trovo una cavolata clamorosa. Vabbè. Anche perché poi non capisco su quali criteri decido uno che sì, canta meglio gli altri, perché, cioè, alla fine uno che sa cantare, è difficile dire. Sì, ma poi, sì, ma allora o facciamo, cioè, o fanno il concorso della musica, ma non ha senso, o se no il concorso della tecnica, sì, possiamo dire uno tecnicamente più bravo dell'altro, ma che senso ha? Cioè, sì. Non mi pare che Dylan fosse un cantante tecnico, ma sicuramente no, ne ha saputo più degli altri. È vero, assolutamente. Grande Bob Dylan, assolutamente. Beh, non ho più domande da parte mia, anzi... No, io ho finito anch'io. Vogliamo solo ringraziarti per il tempo che ci hai concesso, per la tua disponibilità e gentilezza, e anche farti gli auguri per la tua carriera. Speriamo di averti ancora con noi. Esatto, sì, sì, sicuramente. Ci sarà sicuramente occasione. Sì, un piacere, un onore, un piacere, un onore. Un piacere, piacere mio, ci mancherebbe altro. Grazie a voi per avermi invitato, e sempre disponibile, anzi, quando volete, adesso per la prossima uscita, io, se non vi fate sentire voi, mi farò sentire io. Va bene, con molto piacere. Noi invece, grazie mille, noi intanto dico solo una cosa, che ci trovate su tutti i social, perché in realtà dice là, sa tutta la Io sì, siamo su Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, cos'è, dove siamo ancora? Instagram. Rumble, Telegram, sono tutte le parti. Rumble, mettimi conto, Rumble. In mezzo ai post della gente. Ma tu mi hai chiesto dove siamo, non mi hai chiesto i più importanti. Vabbè, comunque sia, il giro podcast dappertutto. Per il resto, noi ci vedremo venerdì con un'altra intervista a Reverendo Secret, che è un ottimo cantante, anche lui, rock metal italiano, quindi non vediamo l'ora. Quindi, grazie mille a Darby, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao.